Hey guys, this is Jacob, bentornati in questo, oddio, dicevo, in questo nuovissimo video, finalmente mi sono deciso a giocare a Battlefield 4, perché ho questo gioco da praticamente 2 settimane, però non ho mai detto, ora ci faccio un video, però ora mi sono finalmente deciso, come ho detto, e quindi siamo qui su Battlefield 4 in cam, fra l'altro, quindi proprio altri livelli. Oddio, nemico, vaffanculo, mammita, muori, ok. Sto giocando con la classe Assalto e siamo su area allagata, ovvero Flood Zone, per gli anglofili, Cristo Santissimo. E quindi quel tizio muore. Ok, là c'è un altro. Muori. Quella fregna di tua. Ci siamo capiti. Comunque sia, tizio. No, vaffanculo. No. Ciao. Madonna, mi stavo ammazzando. Ti salvo io, fratello, vieni qua. E pensare che prima ho anche ucciso un tizio con il defibrillatore. Quindi proprio sono stato un pro della mangorgia a fare quell'azione lì. L'ho fatta naturalmente non volendo, però l'ho fatta. Mi è uscita lo stesso, quindi sti cazzi. Eccolo, muori, grande. Ce ne sta, non è morto, non è morto. E vabbè, però, frate, che ti devo dire? Poi so che su Battlefield le partite durano un secolo, cioè proprio dei tempi biblici. E quindi non so quanto durerà questo video, perché io magari me ne fanculo, me ne registrerò un'intera. Però non so se ve la caricherò interamente, perché so che non è cosa che ci vuole troppo. Quindi capannella, Dio benedica che ha costruito questa capannella, che è veramente bellissima. E vaffanculo a mammita. C'è gente che gioca ancora, quindi lancia patate qua. Grandissimo, ti sto adorando. Salve, però sarai un po' stronzo tu, là sopra col cecchino là. Vabbè, pure 50 ore per spawnare qua. Dai, su, che stiamo a perdere, vaffanculo. Mi scuso se si sentiranno i tasti, tipo questo qua, la bassa spessatrice del mio PC, quindi vaffanculo, non è possibile. Però sto giocando con il microfono attaccato, grandissimo, alla tastiera della mamma. Guarda. Oppela, morici, grande ammaccazione. Che azione che ho fatto. Qua c'è un tizio che ora rianima. Salve, vaffanculo a mammita. No, tu non mi hai visto, vaffanculo, muori. Dove stai? Diciamo che su Battlefield non sono un pro, ma diciamo che in nessun gioco sono un pro. Solamente che a volte sembra che io lo sia, perché faccio delle azioni proprio stratosferiche, però qui su Battlefield non mi vengono. Che fra l'altro ho anche Battlefield 3, quindi magari in futuro ve lo porterò, perché su Battlefield 3 non so perché, però mi trovo molto meglio rispetto al 4. Li ho comprati praticamente insieme, perché c'erano gli sconti. Ho preso Battlefield 3 a 1 euro, e quindi ho detto vabbè, lo prendo, perché sti cazzi. E invece Battlefield 4 è un po' di più, però sapete com'è il marketing. Ancora là sta. Guarda che figlio di puttana. Vaffanculo, morici. Eccolo, t'ho visto te stronzo. Comunque siamo a metà partita. Non pensavo durasse così poco, perché le mappe che io preferisco su questo Battlefield, vaffanculo, non sono quelle enormi, vabbè, sboh. No, sono quelle veramente piccole, però dense di azioni entusiasmanti. Poi intanto si insultano in chat, va bene. Quelle grandi, lo so, sono belle, fanno un effetto della Madonna, però sono troppo dispersive a parer mio. Mentre invece ho giocato alle mappe grandi di Battlefield 3 e non hanno questo effetto dispersivo per niente. Sono molto più concentrate anche quelle grandi. Quindi secondo me il punto di forza di Battlefield 3 rispetto al 4 è proprio questo, le mappe. Che il Battlefield 3 sono nettamente migliori rispetto al quarto Cristo. Fra l'altro, cioè, Armani, mi fa una pippa Armani, perché sono vestito come un cazzo di barbone. Io sempre ho i miei video, mai che fossi vestito elegante. Ieri sera sono stato appunto a quella serata alla mia scuola, che ero in giacca, quindi l'unica occasione che avevate di vedermi vestito elegante l'avete persa ieri sera, perché non ho fatto video, quindi in giacca era un po' difficile che riuscissi a muovermi sciallosamente. Chi è? Perché la capanna viene distrutta brutalmente? Io lancio una bomba là e sti cazzi, vai. Ho provato a giocare a Battlefield 4 con il pad la scorsa volta e ho fatto schifo in un modo assurdo. C'è manco il tempo di sporgermi, che già sono stato freddato brutalmente. Vabbè, un po' di vaffanculi, no? Perché so sicuro che i vaffanculi vi piacciono. Guarda. Doppia, ma 50 ce ne stavano là. Quanto cazzo manca, voglio sapere io. Quanto manca? Dio! Ho fatto un urlo terrificante. Finita? Il primo era un 110, sono arrivato quarto. Comunque, davanti a me c'era la gente con i stereo. Qui da Jack è tutto. Vi ricordo di lasciare un like, un commento e di iscrivervi se il video vi è piaciuto. Questa volta l'ho detto molto lentamente. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Che cazzo di urli?